mia amicizia con Marco Matteoni non mi poteva portare, non mi poteva non portare a tifare per l'Arezzo, e devo dire una bella squadra di carattere, anche se gli sbagli arbitrali non gli hanno dato tutto quello che meritava. C'è anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, grande amico del presidente dell'Arezzo Marco Matteoni, allo stadio di Arezzo per la sfida tra gli Amaranto e la Carrarese. La squadra di Pavanel spreca qualche occasione sotto porta e va sotto nella ripresa per un dubbio rigore fischiato su Muscat, trasforma Ciccio Tavano. L'Arezzo perde lucidità ma non la grinta, e al 90esimo ormai superato risolve tutti i problemi il solito Moscardelli per l'1-1 finale. Un arbitraggio che ha suscitato molte polemiche e che ha portato a ben 4 espulsioni: quella di Cenetti che si stava riscaldando, di Baldini e di un componente della panchina della Carrarese, e di Mr. Pavanel. Ammonito anche Sabatino, che salterà la trasferta in casa dell'Arzachena. È stata una partita molto intensa. Il primo tempo sapevamo insomma delle caratteristiche della Carrarese, e noi abbiamo cercato di fare una partita andando sul loro piano, dove però il ritmo della Carrarese è un ritmo importante ed è un'abitudine a fare un certo tipo di partita, e quindi ci hanno pressato molto, ci hanno messo in difficoltà. A fine primo tempo abbiamo cambiato delle uscite, perché ho detto ai ragazzi che noi non dovevamo fare la partita sui loro ritmi, dovevamo mantenere il possesso, cercare di avere il dominio del gioco, e quindi dovevamo creare il sovrannumero a partire dal basso. Abbiamo fatto così, loro non hanno più trovato le uscite giuste, e da quel momento lì abbiamo dominato la gara. Penso che nel secondo tempo abbiamo fatto una super partita. Non mi è piaciuto assolutamente alcune decisioni, non mi sono piaciute, e le voglio rivedere, perché magari mi sono sbagliato dal campo, però io sono molto ma molto contento della squadra, che ha recuperato un risultato all'ultimo secondo e poi ha rimesso la palla al centro volendo andare a vincere. Non succedeva questo 2 mesi fa. La squadra è sempre secondo me più tranquilla. Io la 2 volte fa vi dissi che era una squadra timorosa. Oggi mi è parsa una squadra invece che ha voglia di correre, ha voglia di fare, non si è demoralizzata, soprattutto di fronte a un arbitraggio stanco. Probabilmente l'arbitro era arrivato qui stanco e quindi ha cercato comunque di raggiungere l'obiettivo di pareggiare, e questo fa onore all'Arezzo e alla città d'Arezzo, perché vuol dire che ci abbiamo tutti le palle sotto, a cominciare dal presidente. Confermo il fatto che oggi la squadra veramente ha avuto una grande grinta, e io sono sceso giù gli spogliatoi a dirlo ad uno che hanno dimostrato di saper giocare a pallone e di metterci tanta volontà. Poi si vince, si perde, si pareggia, non è quello il problema. E uscire dal campo convinti che si è fatto il dovere nostro, e l'abbiamo fatto in questa partita. Il giro di campo rimandato alla prossima? Il giro di campo vorrei farlo alla prossima con un po' di amici, uno l'ho qui al mio fianco, un altro, se si decide a partire da Roma e non mangia troppo, vorrei avere anche lui vicino, e quindi sì, prossimamente si farà il giro di campo. Mi hanno accusato, dice che fa il giro di campo come Nerone, è finito male Nerone, ragazzi. Come lo vede Matteoni in questo ruolo di presidente? Ma ci si è buttato anima e corpo, è uno che ci crede, è un vincente, per cui penso che porterà fortuna a questa squadra e la porterà dove merita, cioè in Serie B. I tifosi possono sognare? Io penso di sì, penso che sarà un bel apporto. Potete contare su Marco.